I'm a clown. Clown avvistato, clown avvistato. No, dai. Non ancora. Allora, what we do? Ma intanto si va qua. Poi, noi eravamo rimasti con il bellissimo lato oscuro. Oscuro, aspetta, io ho messo lato oscuro o oscuro? Lato oscuro, perfetto. Allora. Direi di andare di qua. Poi, fatemi sistemare due cosine, tipo, stoppiamo la musica. Sistemo un attimo due cosine qua per evitare lag, poi ci dovremmo essere. Ah, qua, vediamo. Ok. Ok. Perfetto. Allora, dove eravamo rimasti? Ero riuscito a fare quello del pallottolo Bill, del Banzai Bill. E stavo provando a... Bravo, vedi, Mati? Ci sono riuscito. Ieri sono arrivato tardi. Fanculo Rocket. Vorrei prendere una pausa da Rocket perché... Come dire, devo far sfogare un po' di sfiga. Tutto qui. Adesso, ieri sono riuscito a finirlo questo, come mi hai detto te, Mati. Il problema è la seconda luna, che ci sono arrivato tre volte, ok? Tre volte. Però l'ho mancata tutte e tre le volte, quindi devo rifarlo. Adesso si spamma, si rotola più veloce del vento. Eccolo qua. Perfetto. Più che altro sono morto un casino di volte. Attimo che devo abbassare Odyssey che ce l'ho altino. Molto probabilmente anche voi. Quindi andiamo qua. E lo metto a 70. Dovrebbe andare bene così, vero? Non dovrebbe essere né troppo alto né troppo basso. Forse un 75, eh? Allora, adesso secondo livello era ground pound, scatto veloce, triplo salto, doppio rotolamento. Intanto è arrivato Matti. Matti, sorry Matti, Matti, non volevo Matti. Non volevo insultarti, giuro. Oh no. Ah, giusto, è vero. C'è sempre la solita storia del push to talk. Fuck. Ma non capisco perché sei coso? Specials. A te ti Cosa? dovrebbe... Eh no, come ruolo sei specials. Che in teoria ha tutti... Dove? Su Wow! Discord. No, Sono magico! Sono sei special! specials. Allora, qua. Allora. Grampan spin. 1, 2, 3. 1, 2. No. Perfettamissimo. Ah, sono andato corto. Devo Allora, tornare vediamo. indietro. Ok. Sì. Grappa, un rotolamento, triplo salto, tuffo, altro triplo salto, tuffo e rot un rotolamento, salto, tuffo, un rotolamento, salto, tuffo. Che salto kek? Ha Sì. saltato giusto l'altezza del P-switch. Oh no, I said no. Ok. Adesso arriva la parte dove sono rimasto mezz'ora ieri. Porca troia. Allora, fai così. Mi Grandpound. teletrasporto sulla luna. Mi sembra un'ottima idea. Però no, non posso. Allora, ground pound spin. Però mi devo puntare. Vedo di Grandpound. là. Sì, è un po' diagonale. E Grandpound, rotolamento, fai 2/3 rotolamenti. Poi Ok. ti Ho fatto metti grattugio. dritto verso... Verso la Due per seconda sì, luna. tre.
Sì, ti metti dritto verso la seconda luna, fai tutto rotolamenti, salto, tuffo, triplo salto, arrivi direttamente all'ultima piattaforma e rotoli verso la luna. Ok? Ok, no, perché ieri ci ho provato, ma mi si sminchiava la B. Infatti nella seconda parte un jump non me l'aveva preso e sono volato nel vuoto. Però va bene. E arrivavo corto nel primo salto, quindi nella prima piattaforma bassa picchiavo sul gradino. Ok. Però okay, va bene, non... erano le 11 e mezza, va bene, anche fatto io. Ok, adesso. Ok, mettiti dritto, vai, vai. Salta. Ok, salta, tuffati. Lì dove tu fai, hai perso tempo così. No, qua devi correre. Ah, no, ci ho potuto prendere. Potevo prenderla, fatta. Potevi anche prenderla. Buttati giù, suicidati. Uè. Vectoring, vai. Vectoring. anche se con long jump su di il vectoring non si può prendere. Cioè, si può prendere, ma molto difficile. Ma male. E io prendo le cose male. What? Perché hai ottenuto una moneta a caso? Ho ottenuto una moneta a caso? No, se, quando eri sul tubo l'icona delle monete è diventata gialla. What? Okay. Boh, sarà la mafia russa che mi sta rubando i soldi? Probabile. Boh, sai che in questi giorni sono un po', come dire, aggressivi. Guarda l'Ucraina, poverino. Oh no, battute a sfondo molto moderno. Vabbè, capita. Meglio loro che me. Shit. I said no, man. Okay. Plomp. Adesso. Faccio la mossa clutch. Cioè aspetto che finiscano le piattaforme e mi lancio, oppure cerco di farla safe? No, cerca di farla normale. Poi vabbè, se sta per scadere fai salto in extremis e tuffo in extremis. Okay, diventerò Tania Cagnotto. Vai. Ok, salta. Ok, va bene. Tuffo, ti devi tuffarti. Dopo che fai un triple, tuffati sempre. Vai. Easy. Addirittura con margine, perfetto. Adesso via zona di guerra. Oh no, anche qua battute sfondo moderno. Oh, ma Odyssey ci vede nel futuro a quanto pare. Chissà come mai. E anche questa è fatta. Ci ho messo molto meno tempo rispetto a ieri. Ok. Che ho fatto durare la live mezz'ora in più solo perché stavo cercando di... Allora adesso vai qui sotto, non prendere sotto. Vai sotto. Sotto, sì, sotto. Proprio sotto. Sotto, tipo qua? Sì, buttati giù. Mi butto giù. Ok. Sì. Lì. Sì, lì, vabbè, ti ho fatto vedere dov'è. Poi se adesso fai un... Sì, sì, adesso ho visto dov'è. Potevi dirmi dove era prima, Sì, vabbè, dai, volevo farti fare un doppio tuffo, però... Ci hai provato. Ti ho provato, ma non ci sono riuscito. Unlucky try. Ok, vai. Ok. Basta che mi dicevi che era sotto, allora, l'altra isoletta. No, no cappi. Questo. No. Questo. Ah no? Allora, cappi o col tubo? Andiamo su, allora, prima nel tubo. Ok, questo qua sì, è... Sì, riesco a entrare nel tubo. Non me lo ricordo qual è. Ah, Yoshi, ok. Oh, shit. Questo è Cibo. Ci sono tre livelli di Yoshi. Questo è Cibo. Posso mangiare questo? No. Beh, allora, il metallo Yoshi non lo mangia ancora. Certo. Ma come no? Nel nuovo gioco di Mario Yoshi mangia tutto. Quale? Appunto. Non è ancora uscito. È una super novità. Giusto. Spoiler. Beh, sicuramente gli piace sempre qualcosa. È vero. Non posso sciusciare. Oh, sì. Che lungo. Marcel Jacob ai 100 metri, sì. Velocissimo nel cadere.
Oh, ma ci arrivo? No, non ci arrivo. Unlucky. Ma... allora, prendiamo la mira questa volta. Andiamo nell'angolino degli spastici. Hola. Ma che bello. Blonk blonk. Adesso quella sotto il punto, la lascio di un attimo perché devo suicidarmi. No, sono volato giù. Genio. Prendiamo la vita con la stella. Con la luna. Stella. Sei rimasto alle 103 del regno dei funghi. 104. No, ne ho fatte 103. Ah, ok, però c'è. Sì, sì, sono 104. Ah, comunque. Lo sai che in questo livello c'è un glitch difficilissimo, estremamente difficile. Ah, beh, stai dicendo uno che fa glitch su glitch ogni giorno, eh. Sì, sì. No, ma no, è una cosa proponibile. Cioè, una persona l'ha fatto appunto ed è inutile poi sto glitch. Ah, beh, ottimo. E praticamente hai presente che questa è la zona del taxi del regno della City, questo livello sì. Sarebbe. Ecco. Hai presente che se vai avanti c'è la fine del livello, però ovviamente c'è il muro invisibile normalmente. Giusto? Ecco. Ho sbagliato il salto. E praticamente però su Odyssey c'è questo glitch che se tu tipo con delle catture vai nelle zone di loading di altre catture, il gioco le conta come valide, ok? Ah, così. Quindi se tu con Yoshi riesci a caricare la zona in fondo al livello da un'altezza molto elevata, tu letteralmente dal lato oscuro ti teletrasporti nel regno della sede. Ma? Un glitch incredibile, è veramente difficile perché devi fare dei max wall jump con Yoshi ed è estremamente complesso. Ma che basta con la tutti? No! Non ce la puoi fare. Sì, sì, ci arrivo. Non è difficile. Tu mi conosci molto bene, sai che io ci posso riuscire. Sì, sono sì, l'unico certo. A questo mondo capace di fare questo trick. Ovvio, vai. Easy. Nice. Adesso ti voglio una medaglia di apprensione. Medaglia di apprensione? Sì, voglio le cocco. Allora, no, cocco. Beh, guarda, ti posso... aspetta un attimo. Adesso andiamo avanti. E qua ci dovrebbero essere altre melozze. No, non c'è la piattaforma. Oh no, Hank. Questo. Un cuoricino. Va benissimo. Apprezzo molto. come prima di apprendimento ti darò un cuoricino. Adesso sono sul carico. Non sbaglierò più niente. Cheat. Più adesso prendi danno. Dai, grazie vai, mille vai, per vai, il dai, bit. Non è un bit, per me è un cuoricino. È un make someone love. Infatti. Adesso non è che l'ultima mela è tipo là come l'ultima volta. No. Sotto, alla fine del livello. Ah, ok, qua. Nice. Ah, proprio puntate giuste. Senza scatti. Giustamente. E devi prenderle tutte. Yoshi non lascia mai indietro niente. Tranne Mario. Cioè, tu adesso vai a fine livello con Yoshi, cioè vai lì dietro. Vado qua. Sì, cioè vedi che comunque c'è un muro invisibile. Sì, non vado più avanti di così. Se tu sei tipo in altissimo, quasi al limite dell'altezza, e ti butti di là con Yoshi, al limite dell'altezza, riesci ad andare nel regno della City. Così, warp zone tra i regni. Ok, ci sta. Senza dipinto. Nice. Allora, buona fortuna con questo livello. Con questo? Non ho capito. Sì. Ah, cool. Niente. No, ma questo qua per te sarà un inferno. Oh no. Gli altri due erano difficili, ma questo qua c'ha il veleno. Quindi, qua devi saper fare platforming. Qua o fai platforming o allora, aspetta un attimo. Vado a prendere un attimo di rinforzi. Vabbè, è un po' cheating però usare le 6 vite. C'è qualcuno che me lo vieta? Sì. Io. Molta gente. No, prima provo così.
you got a heart! Nice! Oh, ma come facevo a saperlo? Non lo so, aiuti da casa, Free? Era qua, sì. Sai, sì, per lanciare nel vuoto. Fall down. Now go to the level without copy. And let's do this. Let's do that. Let's a go. Let's not. Vai, Cappy! Non funziona, sto scuotendo il gioco e non lancia Cappy. Shish. Ecco, quel sasso devo mandarlo in bocca alla pianta piranha. Allora, non farò mai calciatore. Tuffati, no, così. Partendo benissimo. Vai, vai, sfrutta il damage. Sfrutta il damage boost. Ok. Bello, stavo facendo una cosa bellissima. Vai, sfrutta il damage boost, bravo. Ecco, vai, sfrutta il damage boost. No, a sinistra devi andare, c'era una seconda. Ah, sì? Vabbè, no, adesso... Ah, là, mi ero scordato. Prima quella normale. Salta e tuffati. Vai al limite perché c'è un buco, salta e tuffati. Bravissimo. Oh, shit! Oddio! Madonna, ti ho visto morto. Un po' di culo! Nice. Mi ha sputato in bocca? Sì. Fosse stata un'altra situazione avrei detto anche sì, ma adesso no. If you know what I mean. Oh sì, è arrivata. No! Aspetta, ma io posso fare una cosa? Bro is a genius. Così non prendo danni. No, sei un pezzo di merda. Gatti! Questo è cheating! Questo è peggio di usare i glitch, io te lo dico. Ok. Ho gli amiibo, posso usarli? C'è qualcuno che me lo vieta? No, i glitch sinceramente sono più legit di questo. Peccato non mi ricordo quando finisce. Questo letteralmente è ghibarsi l'immortalità. Beh, è grazie a questo bellissimo mino qua che ho in mano adesso. Che adesso riutilizzo, Andiamoci, chiaro che... Se adesso muori poi lo rifai normale. Ovvio. Tu. Non ho capito. Gran pan sulla cesta. Oppure boncaci. Aprire la cassa col culo, letteralmente. Mi ha scomparsa la musica dell'immortalità. No. Oh no. Oh shit. No, Mario, veloce, dammi i poteri. No, sì, vabbè. Così l'hai già fatto, no, dai. Oh, ma questa è come usare la modalità assistita, anzi, peggio. No? Oh no, ho preso danno. No, dai. Ma okay, vabbè. Ma tu adesso mi rifai il livello prossimo. Sì, sì, adesso te lo prendo la luna così almeno sono contento. E poi te lo faccio senza. Oh no, ho ripreso danno. Oh, che peccato. Che adesso l'ho fatto così. Modalità baby. Con la fuga manino. Infatti. Ora suicidati. Non uscire, suicidati. Sì. Te lo merita. Merito un Arakiri per il disonore. Che adesso si fa legit. Quindi prendendo danno come un coglione stiamo come mezza live. Bravo. Hai capito il concetto. Kobe! Yeeey! Lanciagli la roba. Sì, puoi farmi. No, ho boncato sul... Vabbè, non è... No, mi ha sputato in bocca ancora. Vabbè, sfrutta il boost damage. Vai, sfrutta il boost damage. Ma io prendo da... Ma io salto, non so... Tu non capisci quanto sono alterato in questo momento. In questo preciso momento io stai premendo qui, ma non salto. Premi A. Premi A.
Madonna mia, l'hai toccato palesemente. Ma cosa dici? Le hitbox in Odyssey sono fatte di merda proprio qua. No, oh, da, no, allora, le hitbox sono. È una delle poche cose. Io che conosco! Sono io che non salto, allora, palese. Qualche volta sono fatte bene le hitbox Odyssey, non è che sono fatte bene. Sì, poi il fatto di clipparsi nei muri, in tutto è... Quelle lì sono casi a parte che la Nintendo ovviamente sapeva e ha notato. Sì, facciamo le pirouette. Oh, ok. Oh. Kobe! Porto! Non diventerò mai un giocatore professionista di pallacanestro. Bello come sci il tuo futuro giocando a Odyssey. Dici, ok, questo non guardo mai. Autostima 1 milione. Ah, aspetta. Adesso, ovviamente, anche questo livello ti faccio vedere come si fa, o almeno come lo faccio io. Non mi ricordo nemmeno come lo facevo io, sinceramente. Aspetta, fammi vedere se mi ricordo come farlo. Lo faccio da un bel po'. Allora. Cioè, da un bel po', no, ho finito la nona volta Odyssey, quindi l'ho rifatto. Allora, fammi vedere se mi ricordo. Perché la scritta è in minuscola? Sus. No! No, aspetta. Damn, bro. I got bonked. Sì, ok, mi ricordo. Ma ero sul viola! What the fuck, bruh! Ero sul viola, non mi ha preso danno! Che culo di merda! Hashtag hitbox. Ma allora dillo che sei stronzo. Nice moment. No, dai, hitbox di merda. Le hitbox sono fatte bene. No, che hitbox di merda che però c'è. Cosa ho detto? Mistero. No, ero saltato sulla pianta. Devo trovare la rotation giusta per fare la roba che voglio fare. Era così facile con il power up di Mario. Infatti direi di sì. Oh no, sto perdendo le mie 9999 monete. Che peccato, le rifaccio in 30 secondi. Oh no, che peccato. Oh no, le mie monete farmate con nessuna fatica e poca voglia. E poca voglia, soprattutto quello. È come... quello del salto della corda. Oh no, ho fatto 9999 con tantissimo culo. Non so come avrei fatto senza quel glitch. Nice. No dai, no. Ero sul viola, non mi ha dato danno. Ero sul sul trasparente, mi dà danno. Sono daltonico. Sì. Hanno invertito le texture. Ti condivido one second lo schermo appena realizzo che se non apro OBS non te lo posso condividere. Ottimo, mi sembra un ottimo ragionamento questo. Applicazioni, OBS, Golive. Sono volato nel... Okay. Allora. Olive, Golive, ok. Golive. Allora, si va qua, si mette in pausa Odyssey e si va su schermo, così allora si vede quello che fa Mati. E cerchiamo allora di carpire quello che non facciamo noi. Questo sono capace anch'io. Sì, soprattutto questo sì, a me non allora so come fa uscire così bene. Allora, vediamo se riesco a beccare la rotation quella decente. Allora, long jump 1, 2, 3. Ma skippi tutto così? Minchia. Sì, però non è facile. Perché devi prendere long jump e saltare sulla pianta. Oh, vedo tutto fermo. Preciso. Oh, sento tutto la gara. Così almeno sto sicuro di riuscirci. Vedo tutto verde adesso. 3. Ok. Qua vabbè, boost damage nel dubbio. Ok, ho visto metà delle robe, però vabbè. Ah, no, subito è arrivato di là così. Nel chill.
Ma mi ha preso un crampon? Ok, fatto. Nel dubbio, ci sta. Nel dubbio te lo faccio rivedere. Perché sì. Adesso lo faccio. Ho capito che in questo modo non ce la farò mai. Quello poco, ma sicuro. Fatto. Brrr. Nice. Ok. Abbastanza pin easy per te. Adesso vediamo su me. Ballisti spin pound. Adesso vediamo su di me. Vai. Allora. Qua c'ho. Mi dice che sto guardando il tuo stream. Ah, ecco, perché era. Era in un'altra cartella con tutto qua. Allora. Tu sei andato dritto per dritto e hai killato i tre cose, basta, è finita. Sì, letteralmente. Allora, diciamo che è andata così. Devo fare questo? Che è andata così. No, allora, se vuoi... Allora, il metodo che uso io è un po' azzardato, però... Però puoi provarci. Si è fermato. Ok. Il tuo metodo non ci riuscirà mai. Perfetto. Okay. Ti mostro allora il metodo IZ. Aspetta che ritorno nella stanza di merda. Ok. Allora. Lei intanto riprova. Io intanto cerco di capire come posso fare un metodo IZ. A prova di bambino come me. Arco di C. Vabbè, boost damage. Boost damage. Nice. Vai. Ma porca. Madonna. Damage. Shish. No. Shish. Doppio shish. Shish. Allora. Rance be like. Sì. Vediamo se... 1, 2, 3. Ok. Gli ho preso la lava. C'è la stronza qua. C'è uno schizzo, c'è. Non lo so. Senti, vaffanculo, mi suicidi. Perché quel triple non ci arrivi. Allora. È fattibile, devo solo prendere la stradina giusta di merda qua. Ce l'ho fatta. Ma ho rotolato giù. Ma che è riuscito a fare una cosa. Okay, e poi gadget. Si può fare così. Ok, ho ideato un metodo good. Ho ideato un good method. Forse. Vediamo. Lo riprovo un'ultima volta. Adesso. Teoricamente dovrebbe essere più facile. Ok. No, cioè lo schizzo in mezzo. Poi da qua tuffo qui. Perfetto. Perfettissimo. Long jump. Salto, tuffo. Ok. Sì, trovato. Ok, praticamente invece di fare tutto il bordo tagli in diagonale. Ho peccato la pianta piragna. Riuscivo a fare il saltone gigasiumi. Allora, io ho dato un metodo incredibilmente workante. Vediamo il metodo iper mega workante. Allora, per prima cosa parti più o meno da questa riga. Ok, okay. Quindi vai. Leggermente storto a destra. Un rotolamento. 1, 2, 3, triplo salto. Vabbè, non me l'ha preso. E comunque devi arrivare qua e killare questa pianta. Ah, ok. Poi da qua chiedi la pianta e ti si apre questo spazietto. E da qui fai semplicemente salto. Ok. Poi qua devi aspettare la rotation della piattaforma, quella lì. Ok, perché che è più lontana dalla pianta. Sì, perché quella lì questa qua no, perché ti itta quasi sempre. Cioè letteralmente ti metti qui. O vabbè, se vuoi anche qui. O forse no. Ok, più o meno sullo spigolo.
Sì, stai attento. E da lì fai un altro salto tuffo. Aspetta che te lo faccio rivedere. Sì, Ok, più o meno farò così un paio di volte anch'io. Quindi è sì, per prendere ma... memoria muscolare su come farlo. Allora, stavo dicendo, linea magica, ground pound, 1, 2, 3, tuffo sulla pianta, ovviamente sì, se non riesci a farlo così preciso non importa, basta che arrivi Ok. qua e chilli la pianta, poi da qua, come detto, salto tuffo, o long jump, dipende come ti trovi meglio, e poi vai su questa piattaforma. Poi Ok. da qua, semplicemente salto tuffo, o long jump, come ti trovi meglio, e chilli le piante. Facendo in questo modo, le piante appena sputano, salti e... cioè, salti. Fai un ground pound e ti ci tuffi sopra. Questa qua, Ok. se vuoi farlo in modo facile, Lo prendi al letteralmente volo, perfetto. così. Ok. Ok, this is the method, now is your turn to try to do this. Tush, fucking up, ok, ci sta. Ci sta, ci sta. Allora, sono 60 minuti. E andiamo, proviamo. Allora, linea magico. Qua. Wow. Così. Poi. No. Okidoki. Ok, no, devo aspettare la rotazione. Non mi colpire, stronzo. No, la prossima. Sì, la prossima. Abbastanza dritto lì nell'angolino, vai. Perfettissimo, boost damage. Ok. Adesso qua, salto tuffo e salto tuffo. Tuffo. E ancora. Perfetto. Adesso. No, stavo ancora Adesso muori. correndo. Adesso muori. Mi sembra Stavo logico. ancora correndo Mario. Rip, però, ok, ci sta. No. Parte qua abbastanza easy. Oh shit. Bravo Mario, che ti attacchi alle cose invisibili. Like, I don't know. Ok, aspettiamo la rotazione giusta. La rotazione delle cose celesti. Lungo. Devo prendere danno qua. Ma va, va cura. Vabbè, poteva andare peggio, potevo aver preso già due danni in questo momento. Spoiler, stavo per prendere un altro danno. Tanto, dove cazzo sei finito? Sei in mezzo alla lava? What the fuck? Lascia stare, non chiederti cosa sto facendo. No, ho failato. Non chiederti cosa sto facendo, sto provando a fare un trick molto strano e anche abbastanza bello. Non so, vedo che sei in mezzo alla lava per cercare di entrare in uno slot, quindi. Una domandina me la farei, però. Posso anche evitare. Una è fatta. Due è fatta. Dovrei vedere la superstar mode, cioè se distribuisci di queste Tre è cose. fatta. Ok, l'ho fatta, legit. Bravo. Io dovrei vedere la superstar Oh, mode. potevo finire 20 minuti fa, però. No pussy. No pussy, si fa legit. Oh là. Ok. Tluk tluk tluk. Tluk tluk tluk. Ok, quindi qua sono. No. Fatta, prendi il coniglio, prendi il coniglio. Come si fa? Perché è così difficile sto trick? Rimane ancora qualcosa di extra o sono solo foto? No,
No, devi... sono 10 le foto, ti mancano altri 3 livelli. Ah, beh, questo non l'ho mai fatto io. Shish. Cioè, scusa, te ne mancano 2. Ok, una è questa, perché... Regno dei fornelli con una Yoshi's. Sì, un altro Yoshi's. E poi l'altro livello è sempre con Yoshi's. Oh no, le isolette che salgono e scendono. Oh no, le isolette che scendono. Altro timing. Timing. Che nemico imbattibile. Fa paura a tutti. Io. E timing e Mira. Non andiamo al bar insieme, a quanto pare. Tu timing me la... No, Yoshi no, sì, con Yoshi ci andiamo al bar insieme. Yoshi per... Ma Yoshi è chill. No. È il timing, sì, che è una merda. Ma no, non spara le palle di fuoco indietro. Porco Giuda, mannaggia, oh, sta roba. Salvati Mario, sei un coglione, Mario, sei proprio un coglione. Di prima, di prima categoria? No, un coglione basta. Non ha categorie, Mario è indescrivibile. E anche la tua mira è indescrivibile. Visto. Ci ho messo tanto impegno per avere questi risultati. Infatti, ma proprio tanto, mi sono messo lì una sera a provare a fare così schifo. Ci sono riuscito fin da subito. Nice. Ok, fino a là non ci arriva Yoshi, poverino. No, non cagarmi adesso, bastardo maledetto. Ancora no, Yoshi. Vedi il clap, grandissimo Yoshi. No, sai perché? Quando prendi una luna tutte si resetta tutto, quindi i tuffi si resettano. Oh, e sì, che anche con che Yoshi. Culo. Double. E poi ce n'è una di qua con la pianta piranha. Oh, no! No, ce la stavo facendo. No, ce l'ho quasi fatta. No. Oh, fuck. Aspetta. No. E no! Quelle due là dietro, scusa. Shish. E quelle due là sopra, scusa? Tre là sopra. E questa qua sopra? Shish. Oh, cos'è? Shish. Shish kebabi? No, shish e basta. No, shish kebabi? No, shish e basta. Vorrei provare a fare questo salto, ma sono sicuro che le mie capacità dicono no. Questo saltino qua in teoria è fattibile con Yoshi, così, però... Hashtag saltino impossibile. Preferisco farla piano, al sicuro, che veloce con le mie puttanate. E tipo adesso, vedi, mi stavo turbo uccidendo. Yep. Che pioggia? Da te è nevicato? Stranamente no. Anche qua. Cioè ha nevicato tutta la provincia di Milano? Da me no. Ok, palle. La pioggia è brutta e dà solo fastidio. La neve è bella e non ti dà nemmeno quell'effetto di bagnato. Oddio. Se c'è la neve vuol dire che fa freddo. E a me il freddo non è che faccia impazzire. Sì, ok, ma sinceramente io preferisco la neve alla pioggia. Sì, la neve rispetto alla pioggia, dici, ci sta, più, tra virgolette, chill. Però... Ci sta e basta, cioè, le scuole potrebbero chiudere. Le scuole potrebbero chiudere. No, vabbè, devono esserci... No, vabbè, in Italia basta anche mezzo centimetro di neve per mandare a puttane tutta un'intera città. Però sinceramente... Vuoi uscire dal tubo là? No. No. Sinceramente no. Vuoi andare safe? Sì, abbastanza. Perché sì. Ok, manca un ultimo livello. Che è qua sotto. Tadà. Blum blum blum. È il livello in cui sono in questo momento. Ah, quindi anch'io vado in quel verso quel pilastro in fondo? No. Oh, perché no? Non lo consigli?
Sinceramente, no. Ottimo. No, ma perché non riesco a fare sto glitch? Dai, voglio salire sopra quel pilastro in modo molto poco legito. Mannaggia. Che palle, non... Il gioco non mi sta permettendo di fare cose proprio... Oh shit, sta salendo la lava! Figlio di puttana! No! Allora, ti serviranno almeno 10 tentativi per finire questo livello. Lo dico. Perché devi prendere ogni volta... Anzi, forse di più. Ogni volta devi fermarti a prendere... Le mele. Le mele con Yoshi. Quindi ok, farò più viaggi. Ci sta? No, letteralmente sto livello a finirlo in una volta deve essere Dio. Cioè, io non l'ho mai finito in una volta. Poi con le tue capacità incredibili. Sì. Di platforming. Sì, ma cioè, vedi che. Io mi sto impegnando in questo esercizio. No, ma si vede. Ma può, almeno prendi sta cazzo di mela, Yoshi di merda. No, 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 non mi insulti Yoshi, che poi... Ho sparato una lingua verso la mela, l'ha mancata. Guardi, pure, cioè, no. Ha fatto la S con la lingua, l'ho visto. Quanto vorrei avere in questo momento l'amico di Peach, la sposa? Desidero. Ma aspetta, ma per averli immortalità da un amiibo, tipo, devi avere per forza un amiibo che non sia quello di Odyssey, chissà. Ma non lo so, io con Kirby prendo tipo le monetine. Ah no, tipo ognuno ha una roba diversa? Sì. Olle. Tipo perché se faccio dà... così con Kirby mi dà le monete, un cuore. Una moneta, ottimo, grande Kirby. Kirby è utile. Best amiibo ever. Madonna, mi sta venendo... Solo su Smash Bros. La forte. Fa il ciuccia bastardo, sì. No, ciucciava, ciucciava tutto, porca troia, che rottura di coglioni. Se per Smash Bros. Alti mi ha rotto Kirby. Cioè, no, non è, devo nerfarlo. Troppo forte. Cioè, vi prego nerfate quella palla rosa che aspira l'universo. Grazie. Beh, letteralmente, la lore di Kirby è... Aspira a qualcosa? Prende le proprietà di quell'oggetto. Oppure, oppure, mangia un intero universo? Bene, avrà ancora fame. Cosa di me? No. Oddio, bellissimo. Prendila. Bravo, progressi. Prendi anche quelle due. Avevo Yoshi con un enfisema polmonare. Oh, 24-24. La grande povertà. Io e la mia mira. Una cosa incredibile, un'unione. Da solo. Ma te fai ferie, ragazzi, in Italia? Sono a casa. Da quando a quando? Allora, in teoria dal 23 al 7? Qualcosa? Ah, letteralmente come me. Cioè, come le scuole. Bene. Bastardo, sali Yoshi di merda. Ovviamente insultare Yoshi per incitarlo a fare meglio. Quindi mi stai dicendo e vai in vacanza da qualche parte? No, nella sua casa. Sei povero? O perché non vuoi? No, perché sinceramente... Andate, ma fa ancora, mi sono dimenticato della lava! Il livello, la lava si alza. Io mi scordo che la lava si alza. Nice. No, allora, non vado in vacanza per... uno, perché sinceramente non saprei dove andare il livello. Cioè, per me vacanza è praticamente mare. Ok. Oh, ma... adesso. Io come cazzo faccio a mancare sto... di robo? Perché letteralmente okay. Non sto... Okay. Sto cringiando. Io salto, ok. Con la lingua prendo questo. Ok. Beh,
neanche io. Quindi vuol dire che passeremo tutte le vacanze nel bagno insieme. Oh! Può darsi. Oh! Cacchio, possiamo tipo... Ti posso letteralmente far vedere un let's play 100% da capo. Oh no. Posso fare undicesima volta Odyssey con te. Oh no. Again. Again. Oh no, I see this thing before. Sì, scusa, déjà vu. I just been in this place before. Non capisco perché Yoshi alcune volte mi saltava, ma arrivavo a metà. Più che altro, aspetta. Un attimo. Metto, non lo so. No, se ho qualcosa senza coso. Andrò su Enter the Gungeon. Voglio vedere se prima si vede qualcosa. Cosa? Oh. Stefano? No, un attimo, cosa mia. Ok, no, sì, posso farlo, perfetto. Hai mai provato a fare una cosa, una bella cosa? Del tipo? Mi sa di no. Vai su impostazioni. Utente? No, impostazioni normali. Impostazioni, ok, così. Sì. Vai su giù. Vai su giù, ok. Sì, proprio lì. No, giù. Sistema. Credo. Vai a destra e scorri. Massimo della buonanotte. Adesso modifica colore schermo. Colore schermo? Dove cazzo è? Sotto? Sì, sotto. No. Troppo sotto? No, troppo sotto. Troppo sotto, andiamo su. Sì. Informazioni schermo. Ecco, quello lì. Quello, modifica colore schermo. Ah, colore schermo. Metti inverti i colori. Accendi Odyssey. Oh main god. Io una volta ho provato a giocare così a Odyssey, mi è venuto un urto. È bellissimo. Ha un non so che di... di creepy. Yoshi con me. Di... come dire... è un altro gioco. Oltre a quello, ma di incubo proprio. Infatti, no, Yoshi è cursatissimo, fi. Cioè, è stranissimo, infatti, cioè, diventa un gioco horror. Oh, ma che bello il mare, andiamo a fare il bagno. È vero. Io prima che mi divento daltonico, ritorniamo a quello normale. Non devi evitare malattie. Oltre a quello. Inverti i colori, scala di grigi. Andiamo. Scala di grigi, andiamo old style, black and white. Ah sì, bellissimo. Va là che bel gioco. Oh, così non posso dire che la lava mi sta colpendo perché non è lava. Non è lava, è sostanza grigia. Non è la tua vita. Non è vero. Non è rossa. È grigia. Ho preso le 2000. Va benissimo. This is good. Ho preso le 2000. Adesso posso evitare di prendere nella prossima run. Adesso però vediamo com'è i colori normali. Torniamo a... oh mio Dio, azzurro esiste ancora. Oh mio Dio, quanto cazzo è rossa la lava adesso? Porca troia. Non sei più abituato. È rossissima, oh, Dio. Damn. Che pugno in occhio, Fe. Non sapevo esistesse quel colore. Il colore è rosso. Non concepisco. Ma porca. Porca porca. Cioè, guarda. Yoshi che si turbo sminchia. Beh, direi fantastico. Ci sta. Comunque, tu dici. Per Natale forse faccio andare in mercato, essendo che ci hanno tutti di comprarlo. Senti, a me non mi piace, ma ormai mi sta rompendo tutto. Oh sì, tipo questo.
Sì, tipo quello, bravo. proprio come il gioco. Ma Mario Kart con i miei fratelli al gioco della vita, perché semplicemente è ultra competitivo a livelli mai visti. E io vabbè, sempre. Ma perché abbiamo sempre giocato a Mario Kart ed è sempre stato iper competitivo. Chi vince, vince. Chi perde è solamente un coglione. Mi piace questa cosa. Mi spiace, ma è così. No. Devi farti valere. Se quel guscio blu ti è arrivato addosso, ci sarà un motivo. Il karma negativo ti sta dicendo qualcosa. Hai fatto cose. Ti ricordi quel guscio rosso che mi hai lanciato prima? Ecco, te ne hai tre. Mi hai presente quella prima posizione che mi hai rubato prima per un millimetro? Ecco, vai a fare. Ma quello va anche bene, cioè ci sta, capita. Sono i gusci rossi, i gusci blu che sono proprio la merda più totale. Sono quelle cose che dici, ok, è capitato, ma porca troia che palle. Poi quando si diventa cecchini su con i gusci verdi. Gusci verdi è una strage. Adesso poi ne manca una luna. Anzi, ho visto che ci sono. Hanno messo dei sconti ovviamente per Natale sul Nintendo Shop. Hanno scontato quei giochi di Mario di merda? Perché io ho 50 euro e voglio comprarmene uno. Ma non c'è cazzo di salte! Vediamo un po'. Allora, mi manca una luna. Dopo le. Certo. Erano 10 le cose. Le foto, vero? Mario. Erano 10 le foto. Sì, te ne mancano 10 di lune? Me ne mancano 11. Come 11. La terza ti manca. Penso Capitan Todd. Sì. Capitan Todd, sì. Aspetta, fammi fare un attimo mente locale. Allora. Che non hai missato? Ah, quella del pallottolo Bill sicuramente l'ho presa. Perché so tipo. Ma è la 3, è la 3. È la 3. Scusa. Vai nel. Nel? Vai nel coso, nel menu. Vai nel menu delle lune. Ok, la 3. Che... What? Oh mio Dio, qual è la 3? Non lo so. Che cazzo... Oh mio Dio, che cazzo di luna era, è vero? C'è una luna in più? Qua arriva la cresta coniglia e la tower boss. Ma quello ho fatto tutto. Sì, lo so. E poi c'è Capitan Todd. Capitan Todd? Peach non c'è. E poi cominciano i livelli. Che luna è? Bisogna venire un. Non c'è il coso, il pappagallo no. Del merda. No, ma no, non ti preoccupare, tanto io sono nel lato scuro. Che cazzo di luna è? Su e giù per la strada assediata. Ti sei dimenticato una luna nel. Apri il menu. Su e giù per la strada. Mi sono dimenticato una luna nel. Sì, no, è quella di Trodisi. È quella di Trodisi. Cioè, allora. Io so adesso come l'hai missata. E ti posso dire che sei proprio un coglione. Ci sta. E come hai fatto? Torna su. Hai presente? Hai preso quella sotto, giusto? Ci sta. Tu hai preso quella sotto. Entra nel livello, così lo capisci da solo. Sì, adesso si vede tutto. Oddio. Quanto salto? Quanto sei difficile. Sì, ma tranquillo. Hai presente che la prima luna è una chiave? Tu mi spieghi come hai fatto a prendere la chiave e non prendere la luna dopo, non vedendola? Oddio, è vero, sei ragione, non ho preso la seconda luna! Oddio, no! Oddio, bro! Cioè, tu hai missato la prima luna perché non l'hai vista. Sapendo consapevolmente che la prima luna è la chiave e sblocca una luna. Tu sei proprio un deficiente. Karma, adesso ti rifai la strada sotto perché sei obbligato. Quindi, buona fortuna. Questa è karma. Ricordati. Non ti farmi. Ma sai perché? Ero troppo concentrato nel fare quello sotto. Sì, infatti, ma come fai a dimenticare? Ma vuoi sapere? Cioè, adesso vado a riprendere la live. E ti faccio vedere la mia reazione.
Vediamo se mi ricordo il minuto preciso. Beh, teoricamente non è... ci sono stato un'ora e mezza su sto livello di merda. Allora, mettiamo schermo. Allora, sfortuna, no, sono solo scarso. Allora, qua la boss tower, perfetto. Ecco, qua l'avevo fatto. Magari togliamo l'audio, esatto. No, qua ci stavo già provando. Qua l'avevo finito. Ok, questo in teoria il try giusto. Ok, vediamo. Ma... ah no, non hai preso quella sotto. Ma allora sei ancora peggio. No, no. No, bro. Che sei? No, non dirmi che ti sei dimenticato che il Banzai Bill doveva distruggere... No, no, ci sono entrato. No, questo sei te, è Discord questo, guarda, è Discord. Qua mi stai facendo... infatti vedi che si sta muovendo il coso e io non sto facendo un cazzo. Oh mio Dio, che trip. Infatti ero troppo bravo. Eri troppo bravo. Mica che tiraggio di cazzo. allora sei stata la prima. Oh shit, proprio facile. No, qua stavo già provando. No. Qua avevo finito. No. Qua ero già felice. Sì. Ecco qua, questa è la mia felicità. mi sono stato prima. Ah, l'hai fatto con il long jump, bravo. Certo. Volevo prendermi cazzo in mano. Ma non si poteva. Ecco, mi è stato questo. Mi è stato questo. Vabbè. Sì, vabbè, allora, qua sto stando come coglione. Gli ultimi due, se non sbaglio, l'ho fatti con salto tuffo. Gli ultimi quattro, vabbè. Per non rischiare. Quindi adesso tu... Adesso godo, l'ho presa! E invece no, ne ho mancata una, che è quella più facile. Sì, ma... No, aspetta, io adesso voglio vedere che esce e ti dimentichi la prima. Te l'ho presa, vaffanculo, se... Bravo! Tutto felice così. Se, tutto felice. Usciamo. Che deficiente. Posso... Dovevo esserci io. Però me n'era andato, ecco. Posso dirlo? Madonna, che deficiente. Popi col nasino, ragazzi. Popi col nasino. Ho dimenticato Mario... questo. Mario più Rabbids Sparks of Hope DLC 3 2024, la madonna. La madonna, si sono già portati avantissimo, cazzo. Infatti, comunque, ovviamente, Super Mario Maker 2 è in sconto? No. Mario Kratos Deluxe è in sconto? No. Grazie. Faranno gli sconti? No. Perché dovrebbero? No. Hanno scontato Mario per Rabbids Sparks of Hope di quanto? Di 10 euro. Grazie Nintendo. Beh, che poi la Nintendo nei giochi belli fa sconti di niente, poi fa sconti del 92% su giochi inutili. Grazie Nintendo. Perché sì, la gente compra i giochi belli e nessuno compra i giochi brutti, quindi abbassa i giochi brutti. E la Nintendo così ci guadagna. La Nintendo è un genio del marketing. Madonna mia, hashtag Nintendo guadagna. Ti posso far vedere un attimo invece veloce, molto stupido, veramente stupido. Appena perdi. Sì, vai. Appena perdi così, ok. Ti faccio vedere un glitch veramente stupido. Vai. Vedi sto palo? Ok. Ma c'è coso? C'è Rosalinda dietro il pomodoro. Sì. Damn, bro. E comunque, vedi sto palo? Sì. Ecco, è programmato male, quindi in verità il palo continua all'infinito, quindi se ti butti giù puoi aggrapparti al palo. Buh. E clipparti dentro. Ah. Letteralmente. E puoi andare qui sotto, qui dentro. Oh, è un ottimo nascondino. Sì, guarda, è pure super bellissimo qui dentro. Cioè, cazzo, faccio una casetta. Cioè, guarda qua che... va là che bello! Cioè, ti possono bello. Vedere da fuori perché si vede il piede? Guarda che bella casetta che si è fatto Mario. Ci sta. Cioè, è super carino. E poi sì, vabbè, è un glitch a caso letteralmente, però super divertente.
Perché cioè, questa è la prova che la Nintendo non sa programmare. Il livello qua è stato fatto da uno che non aveva voglia o tempo. Molto probabilmente voglia. Il tempo ce l'aveva, l'han pagato pure per fare sto livello. Esatto. Quello è il problema. Eppure guarda che cosa è successo. Si è dimenticato di trimmare il board. Perché input lag. Perché ti input lag. Nice. Ok. Okidoki. Perfetto. Non molto perfetto, dato che poi ci ho messo mezz'ora per fare sto cazzo di coso. Oh scheiße, oh shit. È arrivato tutto insieme. Ok, no, devo farlo da sotto per forza. E comunque l'ho fatto una volta, era semplicissimo, basta che andavo dietro qua. Però il mio cervellino ha crescito e ha detto, ho fatto una cosa difficile, vai, vai, sono fortissimo, usciamo da sto posto di merda. Ecco. Questo è quello che... Ecco, quando hai successi incredibili non ti devi gasare troppo, sennò può succedere questo. No, più che altro di solito prendi la prima luna e poi pensi alla seconda, invece no. Invece qua no. Invece no, contrario. Sono sequenziali. Allora, essendo che ha funzionato, adesso io vado in bagno, torno tra un quarto d'ora, okay. E tu ce l'avrai fatta quando sarò tornato. Ovvio. Giusto? Sì, giusto. Fidati. Se non ce l'hai fatta, sbuccerò un mandarino. Ok, io ho due mandarini, se sbuccio anche il secondo mandarino è grave. Ok, torno tra un po'. Ok. Non mi... Sì, però se mi succede... No, 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 l'ho fatto apposta, almeno dritto qua. Ah, ma è vero che tanto puoi anche far così. Sì, è rischiosi. Allora, sì, farlo? Arriva troppa roba. Devo vedere quanta roba arriva. Allora, se vuoi puoi provare anche così. Anzi, provaci. Io ci sto provando. Provaci. Se riesci, fai una clippetta che poi me la vedere. Torno. Ok, ok. Boing. Ok. Il tuff, il Wii. Che palle. Allora, boing, boing, boing. Ok, non è difficile, l'ho fatto una volta, ho fatto la parte più complicata e mi sono dimenticato quella più facile. Typical me. Ok. Fuck, non mi sono girato. Allora vedi che sei stronzo. Ci posso riuscire. Devo solamente, dico solamente, fare come ho fatto l'ultima volta, cioè culo. Devo prendere lo schema dei comandi che ho fatto ieri e ripeterlo tutto qua. Tutto qua, devo solo ripetere dei comandi che ho già fatto. Ci stavo riuscendo. Ho mancato un passettino, quindi ho fatto il salto corto. Ok, però ci stavo riuscendo, mi ispira. Ma io stavo girando a destra. Ma io avrei girato a destra, scusi. Invece no, ho girato a sinistra. Devo vedere un po' la convergenza delle gomme. Convergenza delle scarpe. Ok, perfetto. Ora sono dritto. Cioè, dimmi che sono stronzo. Cioè, non lo so. Sembro così io. In realtà perché sono così.
Jesus. Ok, Jesus. Mi sono salvato per il rotto dalla cuffia. No! No, Jesus! Jesus! Why are you doing that? Oh. Devo farlo per Mati. Non deve tornare a vedere il mio fallimento. Deve almeno essere, come dire, un attimino ottimista sulle mie performance. Le performance! Dai, 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 su, 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 su. Ok. E l'ho missato. E adesso che ho imparato a fare i salti in lungo, l'ho misso. È sempre la stessa strada. Il problema è che la faccio ogni volta in maniera differente. Ok. Adesso ci stiamo. No, non sono arrivato corto. Devo fare quel passettino in più. Devo prendere il ritmo con... Comunque ho perso 200 monete. Ancora due morti, perdo 200 monete a forza di morire. Oh. Sì, faccio proprio checkpoint. Sì, ho missato la chiave. L'importante è esserne cosci. Ecco, vedi, troppo lungo. Troppo passo ho fatto. Devo farlo subito. Perché sono partito tardi. E niente, mi ha fatto arrivare sempre più lungo. E io se parto lontano, arrivo corto, devo fare il passettino. Il problema è che ho tipo mezzo secondo, ma neanche, per decidere. Quindi, it's time to try. No, 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 ci stavo riuscendo, no, così però. No, no, I want to try. So close, but yet so far. Ma, cioè, so su scarichi Joy-Con? Penso. Cioè, letteralmente stavo facendo tutto da solo. Ave, mu, spa, pum. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Vado a prendere anche la luna. Vai, 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 fai la clip, fai la clip. Dov'è la clip? Clip, clip. Oh, oh Gesù. Oh Gesù. Oh main good. Andiamo a creare la clip. Allora. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Vado a prendere anche la luna. Vai, 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 fai la clip, fai la clip. Dov'è la clip? Assuming. Oh, tra parentesi. Oh, Gesù. Tra parentesi. Perché sono un pirla. Ok. Mi ha sbagliato perché, ma... non ho accento l'altro. Punch, punch. Ok, clip generata. Vai.
Vai, vai, vai. Adesso la... ho anche la terza. Vai, vai, adesso sono solo le foto. Sono solo le fucking foto. God damn. God damn, bro. Allora. Perfetto. Mancano le photos. Ok, tubo di merda, vieni qua. Ho da bere, eh? Non ho da bere. Ho da bere, è lontano. O vuoi andare a prenderlo? Sì, perché ho sete. Allora. Intanto che va di là, vado a prendere da bere, che tanto è là in fondo, letteralmente. Sharif, sono qua a succhiare cazzi. No. Gustoso. Allora, parliamo di foto. Facciamo zigzag, destra, sinistra, ritmo, ritmo. Vediamo. Ah, c'è questa. Oop. Ok. Facciamo due foto. Così almeno le differenzio. Quindi dalle due foto qua. Adesso le prendo. Anzi, faccio il giro di tutte le foto e vedo se sono 10. Poi ce n'era una qua dietro. Una qua. Perfetto. Poi una qua sotto. Ho visto che se c'è la luce accesa, forse... No, ancora peggio. Se faccio così invece... Oh, troppa luce. È troppo chiaro tutto. Devo aumentare il buio. Mi famo così. Oh, troppo così. Vabbè. Sti cazzi. Andiamo qua. Bonk. Il grande Siuming. Sto sistemando per cercare di ridurre... come dire... le zone di buio. Ma non mi sta uscendo. Ah, aspetta, posso prendere Discord io. Ah, posso prendere Discord, metterlo in sottofondo... E poi questo me lo faccio così. Ok, perfetto. Allora, stavamo discendendo noi delle foto. Perfetto. Qua dietro c'è un'altra. Ok, qua sotto pure. No! Ho missato. Ho palesemente missato tutto. Capita. Non sempre si può essere forti come Moa. Boom. Ah, mi fa ripartire qui. Ottimo. Direi. Come. Come Sasha Gray. Allora, stavano dicendo che qua sotto c'era un altro quadro qua. Ok, e sta a chi? Oh. Andiamo su. No. No, 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 no. Boing. Ok. Ce ne sono una qua. Più vicino, ok. Ah, devo trovare la differenza. Dai, lo faremo dopo. Poi una era dietro. Ah, ce n'era un'altra anche prima. Vabbè. E questo ragazzo è boh. Ok.
Questa, perfetto. Questa qui. E poi... Non... Ah, giusto. Rosalinda. E poi non ce ne dovrebbero essere più. Quindi andiamo a contare le foothouse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono tutte in teoria. Andiamo a vedere. 10. Perfetto. Perfetto, perfetto. I problem. Dove cazzo sono? Allora, io direi di cominciare in ordine. Cioè, andiamo da questa che è letteralmente il regno delle cascate. Ok, e si va al regno delle cascate. Sì. Appoggiamo le lune. Le suddette lune. 926, perfetto. E andiamo al regno delle... delle cascate. Stavo dicendo castagne, però. Che è qua. Bonkede. Che tra l'altro dovrebbe anche essere facile trovarle. Fino a prova contraria. Poi... si vedrà. Si vedrà. Saltiamo. E... era una punta che dava verso il vuoto. Giusto? Ok, va bene. Dovrei aver capito più o meno dov'è. Dovrebbe essere... qua. Qua così. Andiamo, proviamo. Semmai si sbaglia. Tutto qui. Semmai si sbaglia. No. Ah, è proprio una punta. Non è quello. Oh no. Mi servono due monete. I need to find two coins. Ah, non è che magari è questo qua sopra? GG. C'è la clip, se vuoi vedere. Certo. Allora. L'ho fatta tutta legit. Allora. Beh, è retrogrado o l'hai fatta classic da sotto? Da sotto, da sotto. Mi veniva più facile. Ah, ok, vabbè. Va bene, va bene. Ok. Allora. Ok. Benissimo. So. Sbuccerò un mandarino. Why? Perché hai voglia di sbucciare un mandarino, scusa? Ci sta. Perché voglio la frutta e... E fa bene. Sì. Sono un bimbo, voglio la frutta, mia madre... La sbuccia qui sotto, la sbuccia questo mandarino. Allora. Dovrebbe essere qua. I think you find the spot, but it's not this. It's at right. Ah. Ah beh certo. Oh. È verso là. Oh good. It's at right ancora. Ma sono tutti qua. Ma sono tutti uguali. E che cazzo, sono tutti uguali sti spots di merda. Avrei grampandato ovunque. Dovevi vedere dallo sfondo. Allora, ti dico, ce n'è una che di sicuro non capirai perché è difficilissima. E poi ce n'è ancora questa. Una che non è... Bravo. Quella. Esatto. E ce n'è ancora un'altra ancora più difficile, che è quella del Regno dei Fornelli. Ah, quella... ah, vabbè, questo in teoria trova le differenze, no?
ma tu non hai idea, la... c'è una differenza ed è minuscola. Ok. Io ti giuro. Allora, io vado in ordine, quindi da qua vado a questo. Vabbè, bravo. No, vai in ordine di Renny. No, va, in base a come hai preso le foto, almeno so dove sono arrivato. Vabbè. Ok, questo c'è una H, quindi andiamo nella City. Yes. Direi di andare nella City perché dubito che ci siano altri posti di atterraggio. Sulla Luna, può darsi. Magari gli americani hanno pensato di mandare gli elicotteri. Che ne saci? Perché no? D'altronde. 9, 2, 7. Ah, non è mai stato così in alto. Allora, regno della City. Allora ti dico, oggi non so se arriviamo fino a cacciare il palloncino. No, scusa. Forse sì, invece. Scusa, dopo le 10 foto hai finito le lune. Ti manca solo quella del regno dei funghi. E allora sì. Dopo giochiamo a caccia al palloncino. Ok, ci sta. Perché ti servono le monete. Devi scappare le ultime lune. Slow. Quindi. Allora. Quindi, o letteralmente ti fai per 200 volte il livello del regno di Bowser, oppure ci metti letteralmente un decimo del tempo giocando come a caccia al palloncino. Cioè, no, in verità, giocando come a caccia al palloncino soffri perché ti faccio i palloncini di merda. Cioè, per te impossibili. Però... Allora, mi serve un H con un coso giallo. L'H con il coso giallo... No, letteralmente, leggi checkpoint. Cioè, è solo questo. Ah. Cantiera... Giardino con vista, era questo? No, questo era il parco. E li porto. Bravo, hai trovato la risposta. Beh, il riporto non c'è una H. Oh. E vedendo l'immagine, è qua sopra. Taram. Perfetto, next. GG, bra, you find it. You are good. I'm eta good. Adesso questo. Questo è il regno del lago? No. Pensaci, che regno è fatto in questo modo? Cioè, è letteralmente è tutto il regno questo. Sta roba è il regno. Coso. Non mi viene il nome. Esatto. Quello ci siamo capiti. Ci siamo capiti, non ti preoccupare. Tanto, ci siamo capiti. Cosa? Sì, tranquillo. Non serve che aggiungi altro. Sì, potevi anche andare all'indietro al posto di rifarli ecco tutti. Ecco questo. Sì. Sì, potevi anche andare all'indietro al posto di rifare tutti i re. Ma era per essere sicuro. Ma tu hai l'intelligenza superiore, meglio che io che te lo chiedo a fare. Ma io stavo già pensando dove erano le altre lune. Ma sì, ma perché tu sei intelligente? Ma tu sei a genius. Insomma. Oh, che bello, sono nel regno del lago. Devo fare l'ultima luna. È la corsa Koopa. Oh che no! Bello. Godo, posso devastare sti Koopa di merda. Oh no, poveri Koopa. Koopa ci metteranno un minuto. Io ce ne metterò 18 secondi. Vaffanculo. Ci sta. No, cioè, mi sembra. Però mi sembra un po'. Ok, è tutto a ovest. Cioè, sinceramente mi sento un po' in. No, proprio per niente. Vaffanculo, Godo. Vaffate schifo. Siete contro uno speedrunner. Dai, provate a vincere. Guarda, cioè, letteralmente posso cazzeggiare. Posso letteralmente fare la corsa due volte e vinco comunque. Cioè, arrivo alla fine. Ritorno da capo e vinco comunque. Boh, va bene. Non è questa quella ovest. Ma? Oh no, sono andato a sbattere. Ma che peccato. Come farò adesso a vincere? Ma sono in centro. Oh no, no, aspetta. Ho missato il traguardo. Oh no, sono caduto fuori dal traguardo. Devo aspetta, rifare tutta la strada. Ci sono le ombre. È in quella metà più o meno. Come farò adesso a vincere? Oh no. Oh no, i gumbetti mi hanno aiutato. Oh, ho vinto comunque. 50 secondi. Lol. Oh no, come farò adesso a quanto a vincere? Prendere per il culo i Koopa.
Poi ci sono le persone normali che cercano di battere il cupo d'oro. Poi ci sono questo è il regno del mare. Sì. Allora. Allora, ci sono due modi per prendere quella foto. O impazzire cercando di capire le coordinate, vedendo deve andare a nord, a sud, non capendoci un cazzo, girando a metà regno. Adesso oppure... ci provo con le coordinate. Oppure... 929. 929. Adesso ci si prova all'Egit. No, al regno del mare. Let's fucking go. Cioè letteralmente ti fa fare, ti fa girare tutto il regno quella foto per andare dietro l'Odyssey. Ecco, lama spugnerà, ma poca puttana, ma che qui. Ma si può. No, è una troiata quella foto di merda. Ma volevo palla io, ma sì, ma comunque non è proprio dietro, cioè non è dietro l'Odyssey nel senso che a un metro dietro l'Odyssey, no. Devi trovarli comunque quei due cosi. Ok. Hai capito. Andando a nord verso... Ah no, aspetta. Allora. Però cerca di capire. Allora, lo stronzo pappacallo è qua. Ok. Ma ti devi addirittura teletrasportare, ma non è così lontano. Vabbè. Ok. Ok, io sono qua. Now. Ah, ok. Cioè, fammi vedere. Devi andare a nord. Ok, trovata. In che senso? Trovata. Di già? La luna? Mm-hmm. Bravo! Sei un genio! Bravo, you have a genius. Sta qui. Bravo! No, l'hai capito. Cioè... Difficilissima sta luna. L'ho vista da lontanissimo qui. L'ho visto da là in fondo al pappagallo, i due pilastri qua. Oh no, i Goombos. Ah, fa ancora il Goombos di merda. Allora, tu a finire le 10 foto o io a fare l'intero regno della selva col monolito? Io a finire dentro un Goomba. Eh? Ah, ok. Vabbè, allora lì non ho, cioè posso... Non puoi competere con me. No, cioè proprio no. Impossibile. Comunque, 49 su 54, quella... No, come con la foto in disegno della selva? Dove cazzo stava? Stava nel regno delle sabbie. Cioè, io mi devo ricordare che in questo let's play devo prendere tutte le lune delle foto perché ho voluto fare sta roba, me lo devo ricordare. E che luna ci sta in questo regno? Che cazzo di luna c'è in questo regno? Ho dimenticato il regno della gola luna della City. Ma porco giusto. Oh no, time lose. Infatti la prima cosa che pensi, time lose o no? Oh no, reset. Niente, ho sbagliato un tasto all'Aki. Sono andato a sbattere una volta. Dopo 9 ore la run era quasi finita. No, restart. All'Aki, capito. Allora, di qua è verso il labirinto. E poi devo contare le piastrelle. Verso il binto labirato. Esatto. Dai, che ci arriva, vai. Ok. Vediamo sta cazzo di foto. Questa è semplicissima. This is a bullshit. Aspetta, perché ci sono delle monete viola? Sempre se sono monete viola? Sì, certo. Sono il mio riferimento le monete viola. Sì, sono. Vedi, adesso stavo premendo. Ok, una qua, l'altra dovrebbe essere di qua sotto. Wait. Ok, ho trovato una di là e una di là. Dovrebbe essere qui. Aspetta. Ho turbentato. Perfetto. Ah, ok. Presa. È dalla una parte sabbia. Dei tre. È dalla parte dei tre. Scusa, eh. Oh no. Joy-Con Drift. Si muove la visuale da solo. No, guarda. No, come il Joy-Con Drift. No, okay, seriamente.
Sì, cambia i Joy-Con. Cambia i Joy-Con? No, non no. penso lo farò. Allora, 2, 3. Allora, dall'altra parte. Allora, vabbè, qua, certo. Alla telecamera ancora è sostenibile. No, no, però... è sulla telecamera. Che cazzo sì, sì, sono dalla parte opposta. Comunque. Comunque, no, c'è il Joy-Con Drift. No. Alla capita anche meglio. Quei Joy-Con sono del 2018? Yes. E allora sì, ce l'hanno ancora. Il Joy-Con Drift l'hanno levato nel 2019, l'hanno corretto più o meno. Quindi quei Joy-Con no. Bro, fatti regalare dei Joy-Con. Ti prego. Ci penserò. Cioè, vabbè, a te stanno andando ancora bene, perché te, cioè, non ti capita spesso. No, capita una volta ogni tipo tanto. Sì, vabbè, allora è ancora gestibile. È ancora bene. Poi se inizia a capitare in mezzo secondo, no. No, quando comincia a diventare così, no. Sì, in quel caso prendi Joy-Con, sbattili contro un muro finché non si rompono e godi e poi... Godi, ok. Godi, poi realizzi che devi spendere 80 euro per comprare gli altri due. E non godi più. Rippa. Allora, qua è il Navy. E si skipa tutto. Si Bravo. Skipa lo skipabile. Beh, adesso. Sì, quello però che, tu... Quello che riesco a skipare. Ah, ok. Era... No. Rotolamento compulsivo. Oh sì, ci facciamo male al braccio. Sì, mi aveva un braccio ormai. Sì. Poi oggi mi sono distrutto il posatennis. No, ripeto. Era fantastico. Città di Bernia. Città di Bernia. Ah no, i Bernia. Cosa ho sentito? Per me, sì, città di Bergamo. Comunque oggi non ho pushato molto su Clash Mino, sinceramente. Hai perso solo 2000 coppe? Allah, che capita. Ah. No, vabbè, sono rimasto a 2000, forse poi arrivo a 10. Domani faccio Clash Mino. Sì? Sono andata subito, cazzo. Domani Clash Mino notturno, forse poi dipende. La grande rushata notturna? Ma sì, il push in notturno dalle 3. Da mezzanotte alle 3. Hashtag push in notturno. A mezzanotte alle 3 mi trovo in coma nel letto. Molto c'è attuale. Chi fa, c'è chi passa le notti in discoteca, c'è chi fa le notti in bianco, c'è chi pusha di notte. Capita. Allora qua, trovare la differenza. Buona fortuna. Ok, no, adesso devo mettere full screen perché ho ridotto, ok. Non la troverai. Oh, posso zoomare? Oh, bra! No, non la troverai, ma io... Cioè, io te lo dico, l'ho trovata dopo un anno e mezzo. Ok, ci sta, apprezzo. Buona fortuna. Vero, posso mettere una musica? Aspetta, ho io la musica. Si chiamava... Com'è? Che musica vuoi mettere? Appena la senti capisci, però ce l'ho salvata su YouTube. Perché ha un nome specifico, il problema non mi ricordo il nome. Dovrebbe essere in questa playlist. In fondo. Vediamo... No. Nemmeno qua, pam. No, ho sbagliato. Minchia, si è turbo sminchiato tutto. Molto bene. Ho sminchiato Spotify. No, Spotify. Ok. Mannaggia libro di figlio. Che mi stava. Che sta.
No, c'è solo questa. Rip. Ah Quale? no, aspetta. C'è quella giapponese, sicuramente sarà questa. Però dura solo 2 minuti e 32. È questa. È questa. Alla ricerca del coso, della differenza. Detective Cos'è? Conan. Dun 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 dun
No, 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 sono finito nella selva oscura. No, che palle. Alla selva oscura, oh. Mannaggia. Il bevuto troverà mai la differenza? Lo scopo di Evo nella prossima puntata. La trovo, la trovo. È come quello. Sto praticamente scannerizzando come una stampante. Find the difference, Probabilmente l'ho anche già passata, conoscendomi. Però faccio una doppia scansione per essere sicuro. ma di sicuro l'hai passata un botto di volte, anche perché cioè si trova in una zona dove non è che c'è tantissima roba. Ti ha dato un aiuto, se non avessi capito. Niente è finito con la cura. Io veramente sto guardando soltanto la differenza, cioè non sto guardando il resto della foto. Ottimo. Beh, effettivamente la prima volta sì, però effettivamente se dopo ci ragioni non è Sì, così difficile. dopo che l'hai vista è ovvio dici è lì. Grazie al cazzo. Sì, ma beh, funziona così nelle differenze. Cioè, quando la trovi, poi rivedi tutta la foto, guardi le differenze e dici, ma come ho fatto a non vederla? È così easy. E ti deprimi. Funziona così le differenze. Quando la trovi, rivedi la foto e dici, come ho fatto a non trovare la prima depressione? Vabbè, ora. Tempo di merda, ma proprio di merda, ma veramente di merda, proprio una merda. Ok. Guarda, guarda, sinceramente ti do tempo 5 minuti ancora. Il VV è scandalizzato. Come? Non lo troverò mai. I don't see anything in this image. Tanto lo sai anche tu che quando ti quando se o la trovi te o quando ti dirò dov'è, dirai: ma come ho fatto a non vedere? Era lì.
Sono stupido. Andrà così, non ti preoccupare. C'è una percentuale del 100% che andrà così. Ah, sembra me la prima volta che dice, ma dove cazzo è? No, no, te lo giuro, non è difficile. È in una zona dove c'è poca roba. È notabile, però... Boh. Cioè, la prima volta dici, no, no, non è vero, no, non lo, no, e non c'è. Cioè, boh, vabbè. Non dico nient'altro, cioè depressione nel pubblico. Che sta facendo? No, no, cosa ho visto su Google? No, cosa ho visto? Apri Google, apri Google. Ecco, ho visto, ho visto qualcosa. Scusa, hai visto l'immagine e non hai capito dov'è? Sei proprio scemo. Sei interrata tra di quei. Vai sulla foto. Vuoi vedere, voglio sentire le parole, sono un coglione. Vai sulla foto. Okay. No, non. La vedi quella forcata blu? Sì, proprio quella. Quindi? Unlucky. No, come unlucky, no. Sono un cercato di merda. Bravo, questo è quello che volevo sentire. Niente, dezoomiamo la webcam. Così si vede tutta la mia... La tua deficienza. C'è meno. Che cazzo c'è? Quando non c'è, porca troia, è qua. No, aspetta, ho sbagliato qua. O qua. No, accanto alla colonna. Davanti alla colonna. Qua. E niente. You find the moon! How did you do that? You are so incredible. Cazzo, mi sento boccello in questo momento. Direi che... Questa boccellaggine non ha iniziato. Direi che non c'è spiegazione più accurata di questa. Fanculo Rocket. Il messaggio che hai scritto prima, fanculo Rocket. Ti do ragione. Aspetta, io dove cazzo devo andare? Aspetta. Giustamente lui cambia regno, però non sa. Non so in che regno andare. Ma ecco, buona fortuna. C4. Questo lo lascio per ultimo. No, C4. C4. C4 è un esplosivo, spoiler. Allora, queste colonne le ho già viste, stranamente. Ma va? Hai giocato il gioco? No. Non la vedo mai. Dovrebbero essere... No, sì, sono largo. Sì, infatti, perché mi ricordavo che c'erano delle colonne. Però ho detto, altre colonne... Ni. C'è solo qua, però era una sfilza di tipo 6 colonne e quelle rotte. Alcune erano rotte. Ok, ed era alla fine praticamente. Devo trovare le colonne. Beh, sai, in un posto ci sono le colonne. A Monte Citore. Beh, anche. Però mi sa che il regno del lago non...
Non è la stessa cosa. Forse. Poi. Poi quello ci si può anche discutere sopra. Poi mi sbaglierò? Sì. Me ne fotte qualcosa? No. Nì. Non direttamente. Allora, andiamo qua. Questi blocchi non l'ho mai fatto. Siamo boingi boingi con sull'acqua. Sto voltando i blocchi completamente a caso e mi piace. Era qua. Ma che memoria. C'è cazzo di merda, c'ho una memoria di ancora peggiore. Poi. L'ultima? Penultima? Vista di Bocelli, memoria di Andrea Muzzi. Ah, ottimo. Ci sta. No. Aspetta che mi informo. Che è campione italiano di memoria. Anche mondiale è stato. Ok. Ah. Ok. Ci sta, non sono io. Ho invertito il gioco. Però sono molto simile a Bocelli. Mi manca una luna. Oh no. Sì, gioco. Hai aggiunto una luna. La Nintendo ha fatto un update e ha aggiunto una luna adesso. Non è vero. Oh no. No, non ho missato una luna. No, dai, devo. No, adesso devo andare a quel pappagallo di merda. Fammi dire che l'uno ho missato. Dai, che l'uno ho missato. Buona musica nel. Ma perché l'ho messo sempre quel Todd del cazzo? Perché hanno messo un Todd sotto una cascata? Questo dovrebbe essere. Coaster. Che luna. Nei ruderi. Ah, sì. Questa qua. Sì. Perché è uno dei pochi con così tanto scuro. Poi è un insulto questo. No. Cioè, nel senso. È un posto buio. Infatti. Come faccio a descrivertelo se no? Il nero è brutto. No, ho sbagliato. Non volevo dire questo. No. No, nel senso, era un aggettivo. No, non volevo dire. Che altro era? È lì. No, è davanti a te. È lì. Aspetta. Aspetta. A destra. Aspetta. Voglio vedere. C'è un cazzo di buco gigante. Come fai a non vederlo? C'è un cazzo di buco gigante. Sì. Vero. Scusa. Non è un buco, è crollata sulla strada. Beh, parliamo. Udì. Cioè, strada. Nel senso, siamo in un castello desolato, perché in mezzo niente. Adesso, l'ultima foto, tra virgolette. Sì. Vediamo. Allora, sono colori tendenzialmente. Oh shit. C4, ok. Arancio e nero chiaro, ok. Cappello, no. Cascate, no. Sabbia. Non c'è quello scuro lì. Selva nemmeno, perché principalmente tutto lago nemmeno. Nembi. Oblio quella color schema. Sì. Quell'arancio qua strano così. Fabri, guarda un secondo. Comunque sia oblio. Guarda un secondo. Ok, vai. Vedo tutto bloccato. Allora, lo sai, è una cosa. Guarda cosa ho fatto. A caso mi è uscito, eh. Guarda cosa ho fatto. L'hai vista sta roba? Ma? Te la faccio rivedere. Aspetta, guarda. Cioè. Hai visto? Non hai preso il danno, cioè lo stun, sei proprio bon. Ho fatto lo stun cancel è un trick, è un roll cancel precisissimo che serve nelle corse cupa ed è difficilissimo. E te l'hai fatto a cazzo di cane. Caso, sì, palle. Oh, è in C4 avevano detto, giusto? C4. Sì.
Cioè, in questo momento mi sto odiando. Perché? Dai. Cioè, non ci sono tanti posti dove ci può essere, Guarda. Cioè, no, sì. Com'è possibile che mi è uscito a caso? Dai, non mi è mai uscito, beh. Oh, adesso... Fog, ho finito il lato scuro. Bene. Adesso letteralmente non gioco più a Odyssey, mi sono depresso. Oh no. Quando fai ciao amico. Gioco di me. Quiti. Adesso lo disinstallo. Fanculo. Ah, comunque, prima, avevo guardato... Su Odyssey ho esattamente... Dica? 45 ore. Giocato per almeno 45 ore. No, troppe, fammi vedere. Qua. Invece sull'altro profilo, di meno, mi sa. 15. Beh, fanno usare di 60 ore. Vediamo io quante ne ho. Let me see. profilo. 635, porca puttana. Aspetta, sul primo account. Sul primo. Sul secondo. 225. Oh, lato tetro. Ho 850 ore su Rockets. Cioè, se io vado a vedere le mie ore su Rocket. Oddio, no. Forse ho 900. Quasi 1000 ore. 900, 1000 ore. Invece il mio amico. Sul primo. Guarda quanto era su YouTube. 4650 solo? Ah, faccio un cazzo? Unlucky mate. A quanto pare guardava YouTube dello Switch. Sì. E continua a farlo anche se adesso può vedere YouTube dal telefono. Adesso continua a guardare YouTube dello ha Switch. Ha passato 4000 ore a guardare su YouTube. Ha passato 200 ore su Switch. Quindi dubito che abbia voglia di cambiare. C'è la Switch che chiede pietà. Perché sei lato tetro? Danno umano. Perché? Perché ci sei andato? Madonna. What have done? No, no. Dovevo andare ai funghi, vero? No, adesso cancellati la memoria. Non guardare niente. Chiudi gli occhi e prendi il mappamondo. Chiudi gli occhi. Vattene. Perché hai sbloccato? Hai rovinato tutto l'esperienza. Adesso ricominci il gioco da capo. Oh no, ancora. No, hai rovinato tutto il display. Adesso tu cancelli il file e ricominci il gioco da capo. Hai rovinato tutto. Basta, ho chiuso con te. Andrò a cercare un altro stream. Cosa ho sbagliato? Cioè, cosa mi sono perso facendo questa troiata? Cioè, aspetta, cosa ti sei perso? Cosa mi sono perso? La cutscene dell'arrivo al lato tetro, perché ora non dovevi skipparla, sapevo che la prima e l'ultima volta che l'avresti vista. E semplicemente ti sei perso il mood di vedere il regno, perché hai skippato tutte le cutscene, di capire un po' cos'è. E te lo sei mezzo spoilerato all'inizio, quindi sei proprio qui. Ah. Quindi o te l'ho detto, o ricominci il gioco da capo e siamo tutti contenti, oppure continui questo file ormai corrotto. No, questo file corrotto. Vai nei funghi. Ma vai nei funghi, basta, vai nei funghi! Non lo faccio apposta, giuro! Ma tu lo stai facendo apposta. Al mio subconscio. Cioè, ci saresti arrivato tetro e dovevamo andarci domani. Danni. Vabbè. Dai, su, muoviti. Che sono il regno dei fungos. Vai a prendere una da tua death. Resta nel regno dei funghi. E giochiamo a caccia al palloncino che devi farma monete. Per prendere un. Fortunatamente non ne devi fare 9.999. Perché ne è già 900. Te servono un po' meno. Va bene. Un po' di cacca al palloncino facciamo. Con la sadness nel corpo. Che bello. Quando hai ferizzato puoi fare i roll cancel a 180 gradi. Chissà come mai. Questo gioco è fatto. Non l'ho mai detto. Adesso vai a mettere la luna. E poi si fa.
Oh, va là, che bello. Cioè, dovresti avere tutto completo e poi arriva l'altro tetro. Che urto. Che urto. Veramente vergognoso. Comunque, vai a mettere la luna e poi... giustamente però devo cambiare file. Come rovinare un let's play alla fine. Ah, per questo mangio il secondo mandarino. Ok. Ottimo, dai, ottimo. Quante lune hai? Aspetta, dimmi che ne hai 36. Dimmi che ne... Cioè, dimmi che la prima cifra finisce con 6. 937. Bene. Devi soffrire. Ottimo. Perché devi avere 996 lune. Perché la roba va fatta bene. Potresti avere anche 997. Prova. Quindi devi shoppare 5 pacche da 10 e poi devi shoppare 9 lune una ad una. Mi dispiace. 5 pack da 10, 5.000 monete. Sì. Allora, parla con Luigi. Andiamo con lui. Sorry Luigi, ho fatto incazzare Matti, come faccio adesso? Infatti, adesso come faccio? Adesso per il tuo karma ti nascondo il palloncino da 14 secondi che fanno i pro player, ok? E ti obbligo a giocarlo, così perdi tutte le monete. Ottimo. No vabbè dai, non son così cattivo, ti faccio solo un palloncino da 20 secondi a 1 milione di chilometri. Dai. C'è un gentile. Oh, non l'ho mai fatto, quindi non so come... Sì, ma ti fa il tutorial. Ok, allora. Così. Caccia al palloncino può essere giocato in due maniere diverse. Puoi divertirti a nascondere il palloncino oppure a trovarli, perfetto. Prima ti mostrerò come si gioca a trova il palloncino. Prova a scovare il palloncino. Cioè, il terzo modo sarebbe nascondere i palloncini da pezzi di merda e farli giocare ai tuoi amici che soffrono. Ottimo. Hai a disposizione 30 secondi per trovare il palloncino e farlo scoppiare. Il gioco inizia... Chissà dov'è. Ah, per me là. Ah, ma c'ho il... cosa? Sì, dopo un po' scompare. Ah, ok. Bravo! Ho regalato quelle due luci ai miei che sono leggermente più difficili. Per ogni 3 monete che raccogli te ne hai un secondo in più. Ottimo. Nascondi il palloncino. Vai. Vai, nascondilo il meglio possibile così poi te lo cerco e ti do monete. Dove, non so dove nasconderlo. Dici, mi raccomando, non camminare, sennò ti tiro due ceffoni. Ma... Cioè, appena finisco i 30 secondi, lo piazza lì o...? No, puoi anche farlo durare di meno. Ah, ok. Non puoi entrare nel loading zone. Sì, sì. Non lo so. Impegnati. Tanto io sto mangiando mandarino, quindi puoi girare per regno e cercare un posto. Tanto dovunque lo nascondi te lo trovo, a meno che lo clippi. Come ok? Ci hai messo... Madonna. No, tu adesso... Adesso io ti cerco quel palloncino. Ti dico quanto ci metto io, ok? Per arrivare lì. Ma cioè, io ho lanciato Cappy per sbaglio per tutto il tempo, sono panicato. Allora, forse non mi serve il codice, essendo che siamo amici dovrebbe già darmelo. Sì, eccolo. Ah, ottimo. Allora, 38 secondi, sì, ce ne ho messi 30, ma vabbè. Sì. Vai, aspetta, faccio vedere. Quick, e let's go. L'ha nascosto lì, ok. Fatto. Ma scusa. Aspetta, posso rifartelo? Si può fare, posso fartelo 3 volte. Prima che te lo tolga del tutto. Non so se hai voluto un glitch, però nel dubbio. Fatto. Oh mio Dio, la difficoltà. Quanti secondi ci ho messo? No, non l'ho visto ancora. Troppi pochi. Adesso lo vedo. Aspetta.
Ah no, ah, perché solo due? Vabbè, amen. Vabbè, ti ho devastato, adesso nascondo io un palloncino. Ok, non guarda. Allora, guarda pure, tanto i miei sono difficili, quindi... Ah, beh, hai ragione. Anzi, no, non guardare. Okay. Questo non guardato. È il classico... tu okay, però ovviamente sei... Guardando. Cioè... Ok. I'm not watching you. Ok. Già sbagliato. Io sto facendo un palloncino da 3 secondi e lo sbaglio. Vabbè. Lol. Insomma. Fatto. Minchia. Allora, aspetta, esci. Cioè, non uscire del tutto da caccia al palloncino. Okay. Fai guardare le statistiche. Ok, torna indietro. Oh yeah. Fai prova al palloncino. Ah, quindi si ricarica. No, non si è ricaricato. Vai, fai abbandono e rientra. Dovrebbe dartelo. Oh. Logicamente ho detto, siamo amici. Abbandono completo? Questo qua non è da 200. Tanto io faccio i palloncini dei dementi qua da scarsi. Oh yeah. In verità non mi serve a niente, perché tanto io l'ho finita, caccio il palloncino, però nel dubbio. Faccio soffrire la gente che aveva speranze di aver nascosto un palloncino decente, poi arrivo io e glielo rovino. Prova il palloncino. Let's go! Te lo da? Adesso un attimo che sta caricando. Ah. Ok. No, fatto Bryce. Mati, eccolo qua. Ok. Quanto ci ho messo? 5 secondi. Ok. Ah, beh, è là sopra. Mm-hmm. E ma come cazzo faccio ad arrivarci là sopra in 5 secondi? Sai cosa serve questo? Sai cosa serve questo palloncino? Ah, fammi far fatica. Far fatica. A farti imparare il doppio tuffo. Il doppio tuffo? Oh, porca troia. Perché io faccio ground pound e doppio tuffo? Sì, è un po' altino però da lì. Ti do un consiglio. Sì, dal ponte. No, non dal ponte. Accanto c'hai due cazzo di piante. Ah, di vasi, certo, c'hai ragione anche te. Va? No. È in alto? È là. No. Oh. E niente, c'è andato. Ma sì, poi io sono stronzo davanti in 5 secondi. Però... Vabbè. Guarda intorno, è là sopra. So, che, wow, è so che è là sopra. No, wow, è lì sopra. È proprio lì. Oh, shish. No, oh, shish. Non mi ha saltato! Che bambino di merda! Che palle! Non mi ha saltato! Il grande bait! Bro was depressed. Sì? Niente, diventerà povero a forza di cercare palloncini. Non mi prende il bait! Ma infatti non devi fare B, devi fare ground pound e tuffo. Dentro il traguardo trova la posizione giusta e fai ground pound e tuffo. Mm. E poi da lì devi rifare un altro ground pound e riuscire a fare un doppio tuffo. Allora, quindi... più o meno un tuffo è lungo così. No, un po' più avanti. Sì. Ancora un bel po' più avanti. Ah, ok, sì. Vabbè. Più o meno. Sì. Un po' più avanti. Oh, comunque 5 secondi non sono un cazzo, fi. Niente, è mancato. No. Ah, mio Dio, mi voglio sparare. Dai, credo in te. Io no. Vabbè, unlucky. Più vicino. Sì, va bene. Ma che spiga di merda. Ma guarda il mio schermo.
No, non stavo guardando, appunto. Cioè, perché nel scorso parlo ci ha detto di non guardare. No, 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 no adesso, per no, voglio okay. farti capire la distanza. E poi fallo su quello sinistro, a posto di quello destro. Cioè, non cambia niente, Ma letteralmente, qua, così. Così. E l'ho sbattuto pure io, sì, sono un coglione, sì. Allora vedi che non sono da solo. Va più avanti. Va più avanti. Ah, così. Che fatto. Watch. Dov'è sto palloncino? Ho perso tempo, fotte sega, ci ha messo 30 secondi. Io lo prendo comunque. Dov'è? 70 metri, 60 metri, 50 metri. Ha nascosto dove lo nascondono tutti? No. Ah, lì. Trovi un posto di merda. Bravo. Vai, grampo. Dove tuffo? Bravo. Ah, ma non ho lanciato capi. Dovevi lanciare capi. Ricordati che capi puoi lanciare in automira. Pacca. Ero già emozionato che ero riuscito a salire sul vaso. Fai un po' te. Però dai, io ce la stai facendo. Sì. E poi ti ho tutto un cappello. Io che salto. Va bene. Belli palloncini dei nubi. Che posti. Allora. Qua. No. Qua. Che cazzo, non mi uscirà mai più al primo colpo. Dai, 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 I believe in you, bro. You can do it, you can do it. Cazzo, se lanciavo capi era già fatta. L'ha già fatta, porca. Invece no, è emozionato che sono riuscito a salire sul fottuto vaso. Qua sono versi di disperazione. No, sono versi di dai, che ce la faccio. Non impiccarti adesso, no. Via le mani da quella corda. Sì! Sì! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, sì! Voglio piangere adesso, però. Adesso ti nascondo un altro palloncino. Tu intanto fanne tutto questo solo per 51 monete. E quante volte l'hai provato? Ero sopra le 2400. Ora sono a 2379. Quanto guadagni? Te nascondo un altro. Questo lo faccio... Io lo faccio più facile, sì, per te non è comunque facile, però. Sì, dici facile, poi me lo metti in un posto dove devo fare quella combinazione di tasti lì, che cazzo. Vuoi che te lo metto out of bounds? Ah, beh, fai quello che vuoi, tanto devo prenderla io, quindi. Oh, scusa. Ci perde il ancora, veloce, 10 secondi. Ah no, Ok, ti ha nascosto il palloncino. Ok, adesso arrivo a... a cercarlo. Un altro palloncino. Matti, vai. 15 secondi, così tanto, minchia. Oh fuck, 127 metri. Vai a sinistra. Sì, sì. Ah, fanculo, sono caduto in acqua. Bello come provi a fare il rock. Ah, è lì, ottimo. The fresh. E io ci arrivo lì, giusto? Sì. E io ci arrivo lì, che cazzo. Ma
Vai giù, figlio di puttana! È come le scommesse sui cavalli. Ci perde più di quanto ci guadagni. No, non mi ha fatto il tuffo, mi ha fatto il gran piundo. Cazzo, era giusto questo, fischia. Capisco perché la gente continua a nascondere le voci negli alberi. No, mi ha lanciato cazzo. Ma c'eri quasi. Ah, devo tenere leggermente più premuto Y. No. Allora, io adesso devo andare. Ti faccio vedere come si fa. Ok. Occhi d'occhi. Ok, occhio l'occhi. No, però è difficile. Te lo dico, è molto difficile. Ah, beh, grazie. Comunque, l'ho fatto così. Come se avessi... Capito. Letteralmente è un triple su quella roccetta. Ok, bene, mi metto a trovare altri palloncini. Comunque, arriva a... alle tot... Ok? Madonna, 400... Ho 11 persone hanno cercato il mio palloncino, ovviamente nessuno ci è riuscito a scoppiarlo. Molto bene. Ottimo. Io guadagno monete. E non mi servono e non me le danno niente. Metti a cercare palloncini, farma come è possibile, non scioppare come le scioppiamo, ok? Perché io voglio occupare quanto non scioppare. Ok, ok, quindi non scioppare come, e ora io vado, ci sentiamo domani. Domani c'è live? Penso di sì. Ok, domani è venerdì, quindi finiamo il gioco. Yes, allora, ho rovinato la sorpresa. Rip. Cosa? Ho rovinato il finale. Vabbè, no, comunque secondo me domani ci faccio, cioè dai, tre orette o ore per fare. Allora se facciamo dalle 8 Odyssey lo finiamo. Te lo dico io, ce la facciamo. Quindi domani ricordati, mettilo. Ho fatto un roncaster, come cazzo ho fatto? Cioè, hai fatto questo. Cioè, così. Vabbè, basta che schiacci YX. Cioè, se può venire a caso anche. Cioè, se lo trovo, schiacci X per sbaglio. Comunque, mettitelo, mettitelo dappertutto, oh yeah, sui calendari, segnatelo. Domani si finisce Odyssey, ok? Ok. E tra parentesi metti sei un coglione perché mi sono rovinato il finale, ok? Ma sì, ci sono i video su YouTube per quello. Fantastico. Ok, quindi buona serata, non comprare l'une. Ti saluto. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, bovo. Allora, andiamo veloce. Veloce, qua sopra. No, figa, sono un coglione. Dovevo lasciare uno stronzo. Oh yeah. Ok. Ok, let's go. Veloce. Ok, buono. Posso lanciare cap per esplodere il palloncino.
Oh, ok, passo. Uscire da discordio. C'est le baguetton. C'est le baguetton, j'ai baguetton, j'ai. Oh, mi sta applaudendo Luigi. È la prima persona che mi applaude. Nice. 25 monete. 75, 15 secondi. 255. Faccio cazzo. Proviamo questo palloncino di Iram che sarà sullo stesso identico punto. Sarà sopra? No. È qua sopra, ok. Niente. Bisogna riprovare. Oh yeah. Sì. Ma porca. Ma che palle, vaffanculo, ho già perso 90 monete. Guadagno 60 monete. Fuck! Oh yeah! Madonna, ma che coglioni! Che botta pedale, che sono? Insomma. Sì. Sì. Boh, non so, facciamo 22 secondi per arrivarlo al. Sì, no. Questo mi ispira. Sa sempre sullo stesso identico punto di merda. No? Sopra in punta. È sopra in punta, vero? Sì, è sopra in punta. Fuck. 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 Oh, arriva la notifica. Oh, goddamn. Giochiamo. Ho capito quello che devo fare. Devo solo farlo. Un attimo che guardo qua. Ok. Perfetto. Okay. Allora. È in cima alla torre. Quindi non dovrebbe essere difficile raggiungerla. Ovviamente io per salire sulla torre devo fare. No, devo fare Ground Pound. Cioè, allora. Abbandono un attimo per provare. Adesso voglio andare alla torre là e vedere se riesco a salire sulla punta.
Allora, vediamo. Qua saliamo a cazzo, che tanto non c'è tempo. Ok, io per salire qua, tipo, metti che finisco qua, faccio così. No. Ah no, era così, da lontano. Da più lontano, tipo da qua. Vediamo se mi ricordo, era Grampound. Cappello, cappello, tuffo. Se me lo fa. No, non mi ha lanciato cappi. Non c'ho spazio. Shit. Perché se faccio Grampound normale non mi fa fare il wall jump. No, non ci arriverò mai a questa. Almeno adesso come adesso. Andiamo a farne una e poi si stacca. Okay. Non dice dai, si sta a staccare. Cazzo, Luigi. No. Giochiamo ai balussi. Giochiamo. Ah, se c'è una 105 moneta si fa subito. E sei di livello basso, perché sei tipo di, come Mati che è a livello 50, è tipo impossibile. O come quella di Mark, ma vabbè. Uh, 63 metri. Ok. Proviamo. Sarà sul tetto, sarà dall'altra parte, per me è dall'altra parte. No, è sotto. No, era sopra. Era sopra, non l'avevo visto, l'ho turbo missata. Unluck. Unluck. Hook. Vabbè, 52 monete va anche bene. Secondi. Beh, non ce n'è una con abbastanza secondi e una ricompensa gradevole. Questa è sul tetto. Questa è là in cima. Idem questa. Oh, aspetta, questa è addirittura indietro. Questa è nel coso, nel lago sotto. 139 metri, cazzo, la speed, super speed. Mm. 70 metri, sarà sul tetto di là. Questa 63 sarà nello stesso punto di quella di prima. Questo 35. Ho 27 sulla punta. Però cazzo, c'è 35 secondi per andare fino là. Oddio, non so se ci arrivo. I really don't know. Cioè, no, 75 minuti è un po' tanto. Boh, ma facciamone una tipo a cazzo come questa. Cioè 63 metri sarà nello stesso identico punto dell'altra. No, è cambiato. No, mi sta allontanando. Ah. Ok. Potevo lanciare il capo verso il basso, ma avevo già gran poundato. Ah. 50 da monete, vai.
152 metri. Si prova. Ok. È abbastanza easy, dai. Pensavo fosse sotto in realtà, eh. Che palloncino vai a cercare, eh? Ah, vabbè, quello sopra. Questa sul tetto. Questa, vabbè, questa ancora sul tetto. Oh, ma tutti gli stessi, fi. 139 metri. È di là. 139, 202. Oh yeah. No, 202. Oh. Dimmi che c'è ancora. Ah, che sono cambiate. O è questo? No, 112. Oh. Cazzo, dico 202. Vabbè. Sarà anche cambiato, non me ne sono accorto. Ok. Dove c'erano le monete viola? 112, 40 monete. Sono andate 67 monete. Questa, 59 metri. 40 secondi però. È sul tetto, sì, però. Se no, 196 metri dritto. Sarà verso la torre, abbastanza sicuro. Ok, io un attimo sminchiato con quei comandi. Dai. Ottimo. Dai. Faccio l'ultimo. Faccio the last one. Su in punta. Strano. Questo sa dove l'ha messo Mati. Questa in punta. Questo dietro però. 57 magari. Uno facile. Non c'è uno facile. Non ce n'è uno facile, vaffanculo. Oh, ma chissà come mai sono tutti rivolti verso di là. Danno 285, eh? Però. Salve streamer, lei mi ha evocato. Non succede mai che un umano mi evochi. Il fantasma di Mati. Ma lol. Non sapevo di aver evocato un fantasma. C'è nel dubbio, sti cazzi. Ah, 55 metri è qua sotto. Cioè, letteralmente qua sotto. No, dove cazzo sta? Sta in mezzo alle foglie. Stava in mezzo alle foglie. Stava in mezzo alle foglie. Ma che cazzo? Io appaio solo in casa stream quando il mio umano non è presente in questa trasmissione dal vivo. Lol. Allora, in teoria è in mezzo alle fronde. Cioè, è qua. Ok, era qua. Cazzo ridi? Ok, non lo faccio più, sorry. Mi scusi, torno cordiale.
Corno cordiale, insomma. Oh, 148 metri 26 secondi. Vai. Si fa subito questa da 114 monete. Oppa. Let's go. Sì. È sul tetto, vero? Fanculo, ho sbagliato. Oh, l'ho intata. Ho saltato una volta di troppo e si è staccato. L'ho intata. Era là. Affamoccia. Comunque io, ora che l'ho conosciuta, se per caso durante una trasmissione futura il mio mano farà riferimento a me, medesimo, non mi nomini. Ok, sarà fatto. O potrebbe accadere la conseguenza. Ok, bene. Farò il possibile per tenere queste informazioni segrete. Tutto impossibile. Ok, era una stupidata questo qua, ma l'ho trollata. L'ho trollato. Allora. Dai. Ultima, perché questa è, cioè, schifo. 137 30 secondi. Però è sulla punta o sul bordo? Io la saluto, e se la live sarà resa pubblica o salvata, mi raccomando, nasconda il mio nome. Ok. La saluto. Arrivederci. Tanto scegliamo una cosina bella. Tipo questo mi interessa. Vedere se riesco a farlo. Perché secondo me è fattibile. Se non è sopra il... la torre, è ovvio. È sopra la torre, perfetto. È finita, ottimo. Come cazzo faccio arrivarci sopra? Non c'è un bungos. Niente, mi suicido. Non mi sono suicidato, what the fuck? Niente. Concludo la serata con... No. Ho accettato. Tanto è già andato al zoo, quindi... Ma cazzo, dove fanno questo? Ho perso le monete adesso! Quant'era? 50? No, almeno uno vincente, dai. 20 secondi? Giù di là? È nella fontana. Ci posso provare. Oh là! Che bello! Interessante! Ah! Ci sta! Ah. Ok, posso staccare adesso. Adesso che sono contento! Abbandona. Alla prossima, ciao Luigi. Ci vediamo domani. Che tanto. Oh, god damn. Ho rovinato tutto comunque, sono proprio un testa di cazzo. Cioè, sono andato nel lato teletro così a minchia.
Fuck, però dai. Almeno. Guarda qua che robetta, finito tutto. Non l'avevo mai finito tutto, sincero. Ma dai. Ci... o meglio. Ci becchiamo alla prossima, dai. Cioè domani con appunto Odyssey e niente. Vi saluto, ciao belli.